la minimizzazione e la distruzione della scuola pubblica. È un onore per me. La scuola pubblica è sulla strada con la legge 107 ad essere inghiottita all'interesse dei privati, alla minimizzazione dell'impegno statale e al ridurre i docenti ad un ruolo di, diciamo, subordinati, anche nell'azione educativa, a un dirigente scolastico sempre più decisionista e solitario nelle sue decisioni. Questo sciopero pertanto è utile e indispensabile per fermare l'applicazione almeno dei peggiori provvedimenti della legge 107. È un giorno in cui esprimiamo tutta la nostra indignazione come docenti e come personale ATA, amministrativi, tecnici, ausiliari, anche per la grottesca proposta di contratto inserita nella legge di stabilità, cosiddetta stabilità. Questa legge propone un aumento medio di 8 euro lordi al mese, un insulto. Praticamente, dal momento che per esigere un minimo recupero salariale ci vorrebbe un 20% dello stipendio che abbiamo perso come potere di acquisto negli ultimi anni. Quindi il MIUR ha consigliato, vediamo che il MIUR ha consigliato ai presidi di rinviare la costituzione dei comitati di valutazione e la formulazione dei piani triennali dell'offerta formativa, in base ai quali poi i presidi assumeranno a loro discrezione i docenti per l'organico potenziato. Questa sarà una fase successiva a quella attuale, quindi avverrà dopo le feste di Natale. Speriamo che la resistenza alla scuola renziana non si affievolisca, siamo qui proprio per lottare per questo. Abbiamo davanti anche la deleteria alternanza scuola-lavoro, che prevede 400 ore obbligatorie per tutti gli studenti da trascorrere in qualche azienda e 200 per i licei in particolare, fuori della normale attività didattica. Quindi è indispensabile rafforzare la resistenza ai distruttivi provvedimenti per impedirne l'applicazione nei prossimi mesi e per bocciare l'offensiva e umiliante proposta degli 8 euro lordi dopo 6 anni di blocco. Tanto più che nel contratto il governo vorrebbe inserire i peggiori provvedimenti della 107, a partire dallo strapotere dei presidi padroni, che verrebbero abilitati contrattualmente ad assumere, licenziare, premiare e punire a loro discrezione. Ecco che ci troveremo davanti delle bellissime proposte contrattuali. Quindi sciopero e manifestazione nazionale a cui si affiancano presidi e manifestazioni locali come occasione indispensabile per la difesa e la qualità della scuola pubblica, del diritto allo studio per gli studenti e delle condizioni di lavoro di docenti ATA. È anche un'occasione unica perché i 5 sindacati, CGIL, CISL, UIL, SNALS e Gilda, che insieme a noi hanno promosso i grandi scioperi di maggio-giugno, malgrado le loro reiterate proposte di lotta comune, hanno finito col convocare solo una manifestazione nazionale a fine novembre. Manifestazione che ha 3 difetti irreparabili: non essendo accompagnata dallo sciopero, manda un segnale debole e remissivo alla controparte, poi è tardiva rispetto all'iter della legge di stabilità e ancora, riguardando l'intero pubblico impiego sul versante contrattuale, mette del tutto in secondo piano il conflitto contro la 107. È per questi motivi che siamo qui, per ribadire ancora il nostro impegno di lotta contro la legge 107, per difendere la scuola pubblica, per difendere i lavoratori della scuola pubblica,
ai loro salario duramente provato da 6 anni di vacanza contrattuale, a fronte della quale c'è una insultante proposta di darci un aumentino di 8 euro al mese, con tutto il lavoro extra di cui ci hanno caricato sino ad adesso. Allora, quindi è il caso proprio di puntualizzare che queste cose non possono, sono insostenibili, non possono passare senza una durissima contestazione, e la parte più inaccettabile della legge 107 va fermata subito. Vanno fermati i comitati di valutazione con cui si pretende di valutare il docente e di dargli una retribuzione conseguente, un premio in denaro. Vanno fermati i piani triennali. Va fermato e contrastato il principio per cui le scuole non potranno nominare supplenti, perché di questo si tratta. Questa è un'altra tragedia che incombe sulla scuola pubblica. Una volta che il piano delle assunzioni C, cosiddetto C, sarà attuato, le scuole si troveranno con qualche figura di docente in più, ma che non necessariamente corrisponderà alle necessità della scuola. E quindi se mancherà, mettiamo, un docente di matematica o un docente di elettronica o un docente di informatica, magari ci troveremmo a sostituirlo con un docente di economia. Di economia o di diritto economia, insomma, che non potrà fare altro che sorveglianza, non potrà certo dedicarsi all'attività didattica in una materia che non è la sua. Quindi la scuola sarà sempre più sottoposta a delle situazioni svantaggiate e il diritto allo studio sarà sempre più decurtato. Già adesso siamo ad una situazione insostenibile. Vediamo che l'impossibilità di nominare supplenti porta a situazioni del tutto illegali nelle scuole, con l'uscita anticipata all'ingresso posticipato degli studenti, cosa che mette le scuole davanti anche a delle gravi responsabilità penali nel caso ci sia un incidente all'interno di questi orari. E poi rappresenta anche una grave deprivazione del diritto allo studio degli studenti. Ecco perché siamo qui. Siamo qui per tanti motivi, motivi che ribadiamo, che non ci stanchiamo di ribadire. Pensiamo che le sacrosante ragioni della scuola pubblica e di chi ci lavora troveranno presto spazio, grazie alle lotte dei lavoratori e di tutti coloro che presteranno orecchio a queste ineludibili istanze.